Avete presente quell'amico che vi dice sempre: ma perché non ti alzi presto al mattino e vai a correre che è bellissimo? Beh, quell'amico sono io. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi voglio parlarvi di corsa, ma attenzione, non di corsa in generale, ma di come correre al mattino abbia cambiato un sacco le mie giornate lavorative, non solo, di come questo mi abbia cambiato realmente un sacco la vita, e vi darò qualche consiglio utile per provare a iniziare a fare questa cosa bellissima. Parto subito dicendomi una cosa: io ho sempre odiato correre, ma odiato forte, non odiato così, non mi piaceva tanto, no, proprio odiavo correre. E non solo, io odiavo svegliarmi presto, io mi sono sempre svegliato tardissimo. Considerate che prima di cambiare totalmente abitudine, la mia sveglia era alle 8:20 e io dovevo uscire di casa alle 9:15. Ovviamente non ce la facevo, ero sempre in ritardo, però quelle erano le mie tempistiche ed ero comunque assonnato. Direte, cosa c'entra questo? Beh, perché per iniziare a correre al mattino, prima di tutto ho deciso di svegliarmi presto al mattino e ho deciso di farlo un po' di punto in bianco. Non perché pensassi potesse risolvermi tutti i problemi, la vita diventa fantastica se dormi 3 ore come gli imprenditori, non era quello il mio obiettivo, ma semplicemente perché ero sempre stanco, non mi piaceva né svegliarmi tardi né la sera andare a dormire tardi. Non mi trovavo bene, volevo provare di nuovo. Quel qualcosa di nuovo è stato, di punto in bianco, da un giorno all'altro, mettere la sveglia alle 6 e svegliarmi presto. Non parliamo ora della routine mattutina, ma parliamo del fatto che quando ho deciso di farlo, in contemporanea ho deciso di provare a iniziare a correre. Quello che è successo, e vi parlo di gennaio, quindi ho iniziato a correre a gennaio, è che uscivo al mattino con 0 gradi, meno 2, meno 3, in mezzo anche alla neve, e facevo un quarto d'ora, se andava bene, di fila correndo prima di morire a casa. Non è stata subito un'esperienza incredibile, ma il fatto di uscire al mattino così presto, vedere l'alba, vedere tutti i posti che conoscevo in un modo diverso, in un'ora diversa, con un mondo diverso, in qualche modo mi ha dato quella carica, quella scintilla per innamorarmi di questa cosa e arrivare fino ad oggi, in cui sono anni ormai che lo faccio. Bene, ma non voglio ammorbarvi in questo video della mia storia da ex pigrone, ora mattiniero che va a correre. Vorrei invece raccontarvi quali sono i benefici che mi ha dato correre al mattino, soprattutto legati alla mia vita lavorativa, perché vi assicuro che sono tantissimi. Iniziamo da uno molto semplice: correre al mattino mi obbliga a uscire al mattino, direte voi, grazie al certo, ma questo è un vantaggio soprattutto per chi come me lavora da casa e durante la pandemia, o con lo smart working per chi lo fa, questo potete capire che è un grandissimo aiuto, soprattutto per chi fa un lavoro sedentario. Capite, rispetto a alzarsi, essere in pigiama, andare a fare colazione, poi mettersi al computer, uscire di casa, vestirsi, soprattutto al freddo, vi sveglia completamente, vi apre già un po' al mondo, e quindi poi stare seduti a una scrivania diventa un pochettino più facile, anzi quasi rilassante, quindi è un ottimo spunto per iniziare la giornata. Ricollegandomi a questo, un altro grande beneficio è quello di cominciare la giornata e aver già fatto qualcosa per voi stessi, perché io mi sveglio, vado a correre, quindi diciamo il mio l'ho già fatto, per così dire, e questo mi rende molto più contento poi anche dopo nel non far nulla, cioè anche una scusa poi per non far nulla dopo. In realtà vi porta poi a dire: se ho fatto questo potrei fare anche quest'altro, e poi non è sempre così, ovviamente, però vi posso assicurare che rispetto al svegliarsi magari con lentezza, l'aver già fatto qualcosa, come me, sono andato a correre, quindi ho fatto un'attività sportiva, può aiutare molto a raggiungere altri obiettivi. Ovviamente, parlando di un altro beneficio, ma questo va al di là sia della corsa che del farlo al mattino, è quello di curare se stessi, avere cura del proprio corpo, perché è indubbio che fare attività sportiva fa bene. Non devo dirlo io, non devo dirlo in questo video, lo dico lo stesso, l'ho detto, fa bene, fate sport. E questa la chiudiamo subito qua. Ma è quello che è stato un grande beneficio per me della corsa è stato quello di trovarmi a dover per forza pensare per tanto tempo in base a quanto correvo, e magari superata la prima parte in cui correvo e cercavo solo di sopravvivere, ho iniziato a riflettere su tante cose, ma non perché ero obbligato, ma perché semplicemente correndo senza cuffie, senza musica, non avevo nient'altro a farmi compagnia che i miei fantastici pensieri che erano lì a molestarmi, e ho iniziato a pensare un sacco di cose. Ora, banalmente, questi pensieri possono essere quelli che saranno gli impegni della giornata, quindi invece che svegliarvi e trovarvi già immersi nella vostra realtà, il fatto di avere un momento così anche meditativo, perché poi è comunque una sorta di meditazione, mi ha permesso molto spesso di organizzarmi la giornata, quindi soprattutto le giornate più impegnative, sveglio al mattino, durante la corsa,
avevo tutto il tempo di prepararmi, organizzarmi al meglio, quindi è sicuramente un modo per pianificarsi le giornate. Ma il fatto che ci sono stati proprio dei momenti in cui ho ricevuto, non voglio dire illuminazioni perché va bene tutto, ma non esageriamo, ma ho avuto delle idee su quello che era la mia vita, ho avuto la possibilità di vederla da un altro punto di vista, proprio perché non avevo nient'altro da fare se non guardare dritto davanti a me e correre. E questo mi ha fatto prendere delle decisioni che mi hanno fatto letteralmente cambiare direzione alla mia vita. Perché è così che ho deciso di iscrivermi all'università, me lo ricordo ancora. Stavo correndo, sarà state tre quarti d'ora che correvo, mi ricordo perché ero stanco ma andavo lento, forse alla fine ci stavo comunque. E ho detto, ma voglio fare il programmatore e sono sempre lì che mi barca meno tra studio quello, studio quell'altro. Beh, potrei iscrivermi all'università. Poi lasciamo stare che potevano farlo o non farlo, ve lo racconto in un altro video sul mio canale, ma sicuramente è stato incredibile il fatto che durante la corsa io ho deciso di iscrivermi all'università, sono tornato a casa, sono andato sul sito e mi sono iscritto. E quindi questo è sicuramente un frutto diretto che ho ricevuto dalla corsa. Ma non solo, anche il fatto di licenziarmi e mettermi in proprio è arrivato durante una corsa. È ovvio che era una cosa che già maturavo da anni, però correndo proprio mi è balzato in mente quel beh, se vuoi farlo, fallo. E da lì ho deciso di licenziarmi in tronco senza avere nulla. È stata una cosa molto difficile, ma è stato facilissimo prendere quella decisione perché avendo il tempo di rifletterci sopra, avendo questo tempo durante un momento della giornata in cui la mente era particolarmente libera, perché appena svegli non so voi, ma il mio cervello non è che sta lì a galoppare, mi ha permesso di fare chiarezza su qual era esattamente quello che volevo fare della mia vita. E anche lì la decisione l'ho presa correndo. Ora direte voi, tutto bello, vuoi correre, ma perché devi farlo al mattino? Non puoi farlo la sera o in pausa pranzo? Allora, intanto assolutamente sì, potete farlo quando vi pare. Io non sono della scuola a svegliarsi al mattino vi cambia la vita e se non lo fa, se ti svegli tardi non avrai mai successo. Io credo che ognuno abbia un suo ritmo. Io ho fatto questo esperimento di svegliarmi presto e di iniziare a fare cose al mattino che si è rivelato il ritmo giusto per me. Io da quando ho iniziato a svegliarmi presto ho iniziato a fare tantissime cose in generale, ma questo non penso valga per tutti. Conosco un sacco di persone che invece rendono tantissimo la sera, cioè ognuno poi deve un pochettino trovarsi il suo ritmo. Andare a correre, che poi può essere qualsiasi altro sport, ma può essere anche semplicemente una passeggiata in mezzo alla natura, è comunque una grandissima cosa che potete fare per voi stessi. Fatela quando vi pare. Il mattino per me ha un fascino incredibile perché è comunque un momento in cui la città dorme, no, mettiamola sul poetico, la città è addormentata, ci sono le prime persone che escono, il mercato che prende vita, l'alba, magari il buio d'inverno e le prime luci d'estate, insomma, prendete tutte le calzone che dicono belle parole sull'alba, fate le vostre e capirete che è un bel momento per fare qualcosa, però potete farlo in qualunque momento ovviamente. Se però vi siete incuriositi e volete anche voi provare a correre al mattino, comunque fare un'attività sportiva all'aperto al mattino, posso darvi qualche consiglio ma strettamente legato a quello che è la mia esperienza, perché non sono né un esperto di corsa né un esperto di abitudini del mattino, semplicemente mi sono costruito col tempo qualcosa che funzionasse per me e adesso vi dirò un pochettino cosa è venuto fuori. Partiamo dalla cosa più semplice che è straconosciuta, ovvero prepararsi la sera prima le cose. Sembra una banalità, sembra una cosa che può funzionare ma può non cambiare le cose. Penso che soprattutto all'inizio sia fondamentale. Io mi ricordo all'inizio quando mi svegliavo e pensavo, ok, ma perché devo vivere così? Perché non me ne torno a letto? Che vedendo la roba per correre davanti a me, di fronte a me in quel momento, non potevo più tirarmi indietro. Avevo fatto una promessa a me stesso in qualche modo. Era come se parlassi col me stesso che la sera prima era carico per andare a correre. E quindi, boh, ok, andiamo. Quindi prepararsi a roba penso che sia praticamente obbligatorio all'inizio e fidatevi, funziona. Un altro consiglio che posso darvi è quello di crearvi un giro che sia bello da vedere. Io amo la natura, vivo in mezzo al nulla, in mezzo ai boschi, e quindi le mie corse tra i sentieri che mi stanno ammazzando le ginocchia mi piacciono molto e sono per me una spinta al mattino per uscire a correre. Però in realtà ho vissuto in altri posti, ho vissuto in città, anche in città, e correre al mattino è stato comunque bello, soprattutto appunto dove c'è più vita, dove magari c'è il centro, perché vedi comunque persone che si svegliano presto. C'è un sacco di gente che al mattino o si sveglia presto o deve ancora rincasare, ed è comunque interessante, cioè vedi un pezzo di vita, un pezzo di mondo. E quindi scegliersi un giro che sia interessante da vedere penso sia un'altra spinta per uscire. Poi un'altra cosa, molti mi dicono, ok, lo fai d'estate ma d'inverno ovviamente non lo farai. Io abito a Torino, abito in Nord Italia, fa molto freddo d'inverno anche sotto zero, e quindi in teoria
dici ok, in inverno non lo fai. In realtà, se voi provate a farlo, che okay, non adesso, magari che fa caldo, ma se voi provate d'inverno a correre, vi accorgerete che una volta superato l'impatto iniziale, che è sì tremendo, ma è come quando uscite in qualunque altro momento della giornata, iniziando a correre vi riscalderete veramente tanto in fretta. Cioè non è che andrete avanti a correre congelandovi, soffrendo il freddo, vi scalderete, il corpo si scalderà, ma è come ovvio che sia correndo, e quindi passerà, cioè sia molto più freddo quando si esce a fare una passeggiata rispetto che uscire a correre. Quindi anche questa cosa è un po' da sfatare. Fa freddo, non fa niente, anzi magari c'è la brina, c'è un po' di neve, c'è quel clima natalizio che non è natalizio. Comunque uscite anche col freddo, che è il minore dei problemi. Ultimo consiglio: createvi un vostro ritmo. Io ho fatto tanti errori, ma non ho fatto quello di iniziare con la carica di dover fare 1000 chilometri, con la paura di dover fare chissà cosa. Anzi, io mi ricordo le prime uscite in cui correvo, mi sembra 10 minuti un quarto d'ora, se non sbaglio, che già di fila non è male per uno che non correva. Però mi ricordo che venivo preso in giro, un sacco di persone mi dicevano: ma scusa, tu ti svegli alle 6, ti vesti con sto freddo e vai a correre per 10 minuti, è inutile, statene a casa. Io me lo ricordo bene questo, ma io ero contento, per me quello era il mio ritmo. Arrivare a farlo, che per me era già tantissimo, cioè il quarto d'ora per me voleva dire arrivare morto a casa, per me era tutto, era una cosa che comunque mi rendeva contento, ero contento di quello che avevo fatto. Questo mi ha permesso poi di migliorare, come ovvio che sia, ovvio che poi si spera di non avere infortuni, ma col tempo sono arrivato poi a fare tante tante cose, nulla di che, nel senso non sono né un professionista né un grandissimo corridore, però semplicemente sono contento di quello che faccio, sono contento dello sport, di come mi fa sentire. Eppure all'inizio ci sarà sempre qualcuno che vi dice qualcosa, oppure online trovate dei metri di paragone che non vanno bene per quello che può essere il vostro ritmo, che può essere quello che volete fare. Ci sono un sacco di modi, potete uscire un po', camminare un po', correre, cioè potete farlo in mille modi, ma sentitevi bene mentre lo fate. Per carità, ovviamente la fatica c'è, soprattutto all'inizio, però non deve essere mai qualcosa che vi fa odiare quel gesto al punto da dire ok, non lo faccio più. Bene, io vi ho raccontato un po' tutto quello che è stato la corsa per me, che è la corsa per le mie giornate. Quindi, volendo ricapitolare velocemente, se fate soprattutto smart working al mattino, invece che mettervi subito al computer, mettetevi ste cavolo di scarpe, uscite, fate almeno una passeggiata. Ma se volete fare anche dello sport, correte, perché vi svuota la mente, vi fa venire un sacco di idee brillanti, e in più vi fa anche uscire un po' da casa per tornarci e poi starci chiusi magari tutto il giorno. È una cosa che consiglio vivamente a tutti quelli che lavorano da casa, ma non solo, e credo che possa davvero darvi dei risultati. A me ne ha dati grandissimi, come spero vi siano arrivati in questo video, ma non vuol dire che sia per tutti così, ed è giusto che sia così. Bene, speriamo di farcela a correre questa benedetta maratona, perché è l'obiettivo che mi sono dato a fine anno. Per adesso le cose vanno bene, sto correndo, le gambe reggono, ma mai dire mai nella vita. Noi ci continuiamo a vedere qua sul canale, vi aggiornerò se succederà qualcosa di nuovo, e grazie per aver visto come sempre il video. Alla prossima!